diciamo che il canale preferenziale con cui poter far viaggiare la poesia si è diventata la musica, quindi a maggior ragione per questo bisogna difendere anche la musica come lavoro, come impegno, quindi non essere così gratuita e così immediatamente dimenticabile. Sì, ma sono le stesse motivazioni per cui varrebbe la pena sostenere la poesia a prescindere dalla musica. Ci sono un sacco di cose per cui varrebbe la pena insistere in realtà. Io faccio parte di coloro che pensano che la poesia è una cosa e la creazione è un'altra. Non mi permetto di sentirmi poeta e io faccio testi poetici, con ingredienti poetici, che è diverso da dire sono un poeta. Se i miei testi che hanno natura poetica sono in grado a portare il loro contributo per questa cosa, sono onorato, sono felicissimo. Nel loro piccolo, se riescono a ottenere, è un po' così. Grazie mille, lunga vita alla musica e alla poesia. Grazie ancora.